Presentato a Napoli mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio il piano d'azione coesione, alla presenza dei ministri dell'istruzione Francesco Profumo e della coesione territoriale Fabrizio Barca. Il piano d'azione per il miglioramento dei servizi collettivi al Sud, priorità istruzione, prevede un impegno finanziario di quasi 1 miliardo di euro e si articola in 6 sezioni. 4 a valere sui POR, i piani operativi delle regioni meridionali, e 2 a valere sui PON scuola. Si rinnova ancora una volta il positivo rapporto di sinergie tra il Ministero dell'Istruzione e le regioni dell'obiettivo Convergenza, con l'obiettivo di utilizzare, e bene, le grandi opportunità offerte dai fondi strutturali. D'altra parte, arrivando al meeting, il ministro Barca aveva così riassunto ai giornalisti il senso dell'iniziativa. L'idea non è soltanto spendere soldi, ma spenderli meglio, e per spenderli meglio bisogna capire come. Il 31 gennaio dovremo indicare esattamente come all'Unione Europea e oggi proviamo a vedere se le idee che abbiamo sono buone. In apertura del meeting davanti al mondo della scuola meridionale, Fabrizio Barca ha subito fatto capire che la situazione è grave e che si sta lavorando per una svolta significativa. Una vera riunione di lavoro con tantissimi interventi di docenti e dirigenti. Fanno migliorare un po' la scuola. Tutto quello che si è costruito e che voi potete vedere, compreso questo auditorium, è grazie appunto ai finanziamenti strutturali, sia del Fondo Sociale sia del FESR. Critico l'intervento di Cesare Moreno, Associazione Maestri di Strada, secondo il quale la scuola non è sufficientemente flessibile per effettuare una reale azione di contrasto della dispersione scolastica. Gli abbiamo anche chiesto di sintetizzare le sue posizioni. La scuola è oggettivamente necessaria, ma tutti i ragazzi che l'abbandonano non desiderano la scuola. Quindi significa che è inutile che noi potenziamo le attrezzature, gli strumenti, i finanziamenti, eccetera, se non lavoriamo sul desiderio di cambiamento dei ragazzi e delle loro famiglie. Un grande lavoro di coordinamento e tessitura è stato svolto dai sottosegretari Marco Rossi Doria ed Elena Ugolini. A conclusione dei lavori della prima giornata, l'atteso intervento del ministro Profumo, che è possibile visionare in altro servizio. A tutti gli operatori della scuola, il ministro Barca ha fatto una proposta concreta. Chiunque voglia avanzare proposte nel merito del piano d'azione potrà farlo entro domenica utilizzando lo spazio assistenza PON dell'area fondi strutturali del sito www.mior.it. Tempo da perdere in effetti non c'è. Entro il 31 gennaio il documento, nella sua struttura definitiva, sarà in viaggio per Bruxelles.